Buongiorno e bentornati in diretta. Eccoci nel mese di dicembre, Natale alle porte, quindi ho pensato di preparare con voi, diciamo, una ricetta dedicata. Faremo dei cioccolatini che secondo me possono tornare utili non soltanto da servire nel caffè durante tutto questo periodo di festività, ma possono essere anche, ad esempio, dei segnaposto. Ad esempio, se noi li mettiamo in qualche scatolina, magari con un pirottino, vi viene un bel cioccolatino molto grazioso, un segnaposto. Oppure, come ho proposto nella rivista che, se avrete occasione, uscirà il 10 di dicembre, Top Test of Passion, ho proposto questi cioccolatini da servire come, diciamo, regalino finale della cena quando avete gli ospiti, un saluto finale e un bel cioccolatino loro dedicato. Comunque potete farvi dei sacchettini, eccetera. Allora, adesso verifichiamo che il collegamento sia partito, mi sembra di sì. Buongiorno Sandro, buongiorno Marta, bentrovati, eccoci qua. Allora, dicevo, cominciamo subito per presentarvi questo cioccolatino. La prima cosa da fare è utilizzare una pentolina con un po' d'acqua. Io tipo ho messo un po' d'acqua così, e all'interno ho posizionato dei bicchierini di vetro, come vedete, con 70 grammi di cioccolato bianco e 70 grammi di cioccolato fondente. Allora, io vi faccio così con due gusti, volendo si può aggiungere anche del cioccolato al latte, e poi andiamo a decorare con la frutta secca, con la frutta candita, che sono proprio, diciamo, ingredienti tipici del periodo natalizio, va bene? Adesso aspettiamo qualche minutino che si sciolga bene il cioccolato. Vi consiglio di scioglierlo a bagnomaria perché, ad esempio, se voi lo mettete al microonde, è un pochino più difficile la gestione per capire il momento giusto in cui è perfettamente sciolto. Quando lo vedete, che si sta sciogliendo, anche se vi resta qualche piccolo pezzettino che dice adesso ci vuole ancora un minutino, per sciogliere, ecco, secondo me è il momento proprio di spegnere il gas, in questo caso l'induzione, e si scioglie automaticamente rimanendo un pochino al caldo nella pentolina, va bene? Quindi, primo passaggio, sciogliere il cioccolato. Ovviamente è indicato acquistare un cioccolato di buona qualità, perché più buono è l'ingrediente, ovviamente meglio vi riescono. E poi procediamo, sono semplicissimi, faremo proprio queste piccole sfoglie di cioccolato che sembrano un po' una tavolozza di colori, e poi si mettono in frigorifero per raddensarli. Emanuele, buongiorno. Giuseppe, eccoci qua. Diamo un salutino perché è un po' che non vi vedo in diretta e quindi è anche un piacere per me rincontrarvi. Allora, se volete vedere a pieno campo, trascinate i messaggi sul lato di destra così riuscite a vedere bene tutto. Ora, prendiamo un cucchiaino e vediamo se si sta sciogliendo bene. Ci vuole tipo un minuto e mezzo, 2 minuti. Ecco, adesso questo cioccolato fondente è praticamente quasi sciolto, quindi eccolo qua, vedete, sta fumando. Opla, questo è quasi pronto. Adesso vediamo il cioccolato bianco. Di solito il cioccolato bianco richiede un momentino in più. Sì, ecco, ci siamo anche qua. Squarta, mi scotto anche le dita con questi bicchierini di vetro, però sono quelli che ci permettono, ecco, vedete, ecco qua, ci permettono di poter sciogliere bene. Ok, allora spegniamo a questo punto il nostro pentolino. Cioccolato ce l'abbiamo pronto, ci spostiamo di posizione qui, ecco, così magari riuscite a vedere bene a pieno campo. Eccoci, Marcello, buongiorno. Albero l'avete fatto, allestimento di casa, tutto pronto per il Natale? Bene. Allora, ragazzi, vi faccio vedere gli ingredienti. Quindi utilizzo tipo delle noci pecan, buonissime, le noci brasiliane, eccole qua, queste qua mi piacciono da matti a me. Ovviamente un po' di pistacchi che danno anche questo un bel colore verde, soprattutto se li tagliate a metà, allora vi esce proprio la parte più verde del pistacchio. Inseriamo anche un po' di rosso, che è sempre un po' natalizio, che sono le bacche di goji, un po' di verde pino con i semini di zucca. Poi un po' di scagliette di mandorle, insomma, diciamo un po' a fantasia, un po' gli ingredienti che più vi piacciono si possono mettere all'interno del nostro cioccolatino. Molto buone da mettere sono le albicocche secche, se le trovate, sì, albicocche secche, albicocche disidratate. Queste sono molto buone, se le trovate anche belle morbide, ancora meglio. E poi, sempre decorativi, sono questi canditi, diciamo, che si trovano già
nel banco del supermercato. Trascino un secondo i messaggi così riesco a vedere bene anch'io che cosa riuscite a vedere anche voi. Ok, allora cominciamo. Ci serviamo di un cucchiaino, quindi la dose è proprio di un cucchiaino piccolino così, e iniziate a versarlo. Praticamente vi viene già da sé una forma rotonda, quindi non dovete utilizzare né stampi né nulla. Sono veramente velocissimi da preparare e con questa dose diciamo ve ne vengono più o meno una quindicina. Io adesso ho sciolto un pochino di meno cioccolato, giusto per fare una piccola dimostrazione con voi. Comunque, ecco, diciamo 70 grammi e poi ovviamente frutta secca, frutta candita va un po' a quantità, a piacere. Io utilizzo spesso comunque la frutta secca intera, non la vado a spezzettare perché è proprio bello quando ti mangi questo cioccolatino, proprio senti la corposità della noce, molto molto golosa, e quindi le lasciamo intere. Ecco qua, allora adesso completiamo, ripeto, qui la stiamo facendo con cioccolato fondente e cioccolato bianco, si può fare anche il cioccolato al latte volendo. Ecco, oppure anche dei bicolor, cioè la fantasia ovviamente vi può portare un po' in vari campi. Allora, cominciamo. Una bella noce brasiliana. Io normalmente le metto così un po' in senso verticale, perché poi quando va a raddensarsi il cioccolato ti lascia anche questa posizione un po' tridimensionale, che cioè proprio ti invoglia a mangiarla. Utilizziamo anche qualche noce un po' stile bacio perugina, la mettiamo magari qui al centro, ecco qua, continuiamo in questo modo. Poi mettiamo qualche noce pecan, ecco, vedete che buone queste noccioline qua. Mettiamo così un po' in verticale e poi iniziamo a dare colore con qualche altro ingrediente. Ad esempio queste bacche di koji, vedete, si trovano anche queste sempre al supermercato, sono facili da recuperare, che ci danno un tocco così rosso, rosso natale, ovviamente spicca molto nel bianco, poi dopo anche nel cioccolato fondente magari ci mettiamo qualche semino di zucca che ci dà questa punta di verde, ecco qua. Continuiamo, quindi sono veramente molto facili, non dovete stare neanche tanto a guardare alla precisione dell'immagine perché vi deve risultare proprio una piccola tavolozza di colori del Natale, ecco qui. Poi volendo si possono anche utilizzare delle scagliette di mandorle, ecco io per esempio adesso non avevo a disposizione, ma anche delle scaglie di cocco disidratato. Quindi un misto di gusti, un misto di sapori che però sono tutti quanti diciamo sulla base della frutta secca. Allora, aspetta che tagliamo un po' di albicocca. Allora, anche l'albicocca io la taglio a pezzettoni, cioè mi piace proprio il pezzo bello, bello cicciotto da mangiare. Ecco qua, lo mettiamo. E quindi li lavorate così a fantasia, ma vi vengono una delizia, proprio piacciono un sacco. E poi è un'idea simpatica e veloce anche per voi da preparare per i regalini di Natale, che magari fare i biscotti vi può richiedere un po' di più tempo. E ecco che questi sono veramente praticissimi. Ok, praticamente adesso possiamo mettere anche un pistacchio per chiudere il nostro cioccolatino, però... c'è un profumo di cioccolata in casa stamattina, vedete, se voi lo tagliate a metà vi esce proprio questa parte verde, verde brillante, perché se lo lasciate intero è un pochino più scuro avendo la buccetta, quindi tagliandolo vi viene bello, molto carino. Allora, vedete, io li ho messi con un foglio di carta forno posizionato sul piatto, così le vado a mettere direttamente in frigo in questo modo, poi si riescono a staccare facilmente, quindi vi consiglio di avere sempre una base di carta forno, vedete? Quindi sono carini, poi appunto, vi dicevo, se riuscite a posizionare tutto in verticale, invoglia un po' anche alla vista. Adesso vi faccio vedere
terminati, ok? Praticamente in frigo vi basta, diciamo, 3 orette per poterli ben raddensare, o li fate la sera prima per il giorno dopo. Li prendo così date un'occhiata anche voi. Ecco qua, il cuoricino di Natale con i cioccolatini. Adesso ve lo faccio vedere da vicino, vedete? Verrebbe voglia di farveli assaggiare perché sono deliziosi. Ecco questo qua, con questa bella nocciolina, questa noce brasiliana, bella cicciotta, ecco qua, cioccolatino per voi ragazzi. Quindi una piccola idea simpatica, anche come segnaposto, ripeto, se trovate quelle belle scatoline da mettere un pirottino dentro, gli mettete il nastrino, un Merry Christmas e il segnaposto è fatto. Ok, allora io vi ringrazio per l'attenzione, spero che riproponiate questi cioccolatini attendo le vostre foto, mi fa sempre molto piacere riceverle. E poi se avete occasione di andare in edicola, la rivista si chiama Top Test of Fashion, esce il 10 di dicembre, dove potrete vedere un po' il menù che ho proposto assieme ad uno chef stellato che mi ha affiancata nell'organizzazione di una cena che ho organizzato, e poi vedrete un po' tutti i preparativi, gli allestimenti eccetera. La rivista è della zona nostra, quindi prende Friuli, Veneto e mi sembra arriva anche in una parte, forse anche Val d'Aosta credo, però devo verificare. Invece per chi si può collegare con Telefriuli, mi trovate opinionista venerdì sera alle 9, se avete piacere, l'opinionista per la semifinale della produzione del Best Sandwich, quindi avete modo anche di vedere questi ragazzi all'opera nella produzione dei sandwich, prendete qualche spunto con questi ingredienti molto, molto gourmet, questi panini. Vi aspetto. Bene, io ragazzi vi saluto, speriamo di fare anche un'altra diretta prima di Natale, così avremo modo di scambiarci gli auguri. Buona giornata a tutti e buon lavoro. Ciao!